Noi con la stampa abbiamo da tempo questo tipo di partnership, che è il Voci Globali meglio della blogosfera internazionale, e quindi è uno appunto dei pochi mainstream, dei pochi quotidiani nazionali ad aver capito l'importanza, il ruolo e la forza propulsiva che possono avere i blogger e le notizie partite da lì. Cosa che invece hanno capito già da tempo i mainstream esteri, cioè ai tempi dell'Iraq, tu citavi l'Iraq, la BBC capì che non ce l'avrebbe fatta a coprire tutte le manifestazioni pacifiste che sarebbero accadute in varie parti del mondo, e ha chiesto ai suoi lettori, ai suoi ascoltatori di produrre del materiale video, del materiale fotografico. E questo materiale è stato poi pubblicato sul sito della BBC. In questo modo, facendo un servizio, la BBC ha coperto un servizio e nello stesso tempo ha dato ai cittadini la possibilità, come dire, di esprimersi, di far sapere veramente quello che accadeva. Tempo fa, sempre per rimanere in ambito della guerra in Iraq, il canale indipendente britannico Channel 4 ha mandato un documentario molto molto interessante, The Hidden Story, che è stato fatto non solo dai giornalisti, diciamo, mainstream, che non volevano coprire certe atrocità e certi crimini che venivano commessi in Iraq in quel momento, ma anche con l'ausilio e l'aiuto di blogger e di cittadini indipendenti che hanno aiutato questi giornalisti ad andare sul campo, gli hanno fornito delle notizie, li hanno aiutati a collezionare questo materiale e a realizzare questo documentario. Al Jazeera è uno di quei canali che utilizza e continua ad utilizzare e ancor più oggi, no, con gli accadimenti in Nord Africa e nel Medio Oriente, anche il materiale che gli arriva dai blogger, e non è che non lo verifica, non è che lo prende così e non ha modo di verificare che siano cose reali, c'è questa integrazione e collaborazione. Tra l'altro loro dopo l'operazione Piombofuso, cioè nel corso anche dell'operazione Piombofuso con l'invasione, con i fatti di Gaza della fine del 2009, proprio avevano poi fatto un progetto rilasciando tutto con licenza Creative Commons su quello che veniva prodotto dai cittadini, in particolare non palestinesi, però avevano pubblicato diverse cose su quello che accadeva proprio dall'interno.